Allora, amici di Ciao Como, buongiorno. Ci sono arrivate diverse segnalazioni in questi giorni in redazione di inconvenienti anche purtroppo brutti per quanto riguarda il porfido, i marciapiedi anche. Uno di questi inconvenienti ha riguardato la signora Alba che è qua con noi. Buongiorno, signora. Allora, Buongiorno, buongiorno. intanto vediamo il dito, cosa è Il successo? dito ha una frattura, Ah, mi è è fratto. andata molto bene perché ho dovuto fare un attacco facciale e un attacco alla testa, perché dal volo che ho fatto, Ma dov'è? È stato qui? sì, in questa Qui. zona, Siamo cioè alla zona del mercato, vicino a Porta Torre, tanto per intenderci. dove ci Prego, sono questi Alba, San facciamo. Pietro, Ecco. ecco, ci sono i San Pietrini un Sì? po' dissestati, io stavo camminando tranquillamente con la mia amica, proprio con molta calma, a Sì? un certo punto lei mi ha visto. E potrebbe anche la mia amica testimoniare, per volare. Sono praticamente volata per terra. Cioè, sostanzialmente, signora Alba, lei ha inciampato qui, Su, giusto? sì, In uno di questi uno di qua questi qua. ed è caduta. Logicamente questo mi ha dato lo stacco per volare. Mi è andata bene perché mi sono riversata sulla sinistra, mi sono maciullata la faccia, eccetera, ok. Però non mi sono rotta niente, tranne il dito. Allora, il mio problema è questo, a me ormai è successo, ma siccome mi sto rendendo conto che sta succedendo in tantissimi, non da ultimo anche l'altro giorno una signora in Viale Varese dove abito io è caduta, poveretta, quella peggio di me perché non si poteva rialzare, abbiamo anche lì un marciapiede dissestato, che è una cosa inverosimile, ma dappertutto, allora Che io cosa si sente di dire allora mi sento di dire all'assessore? all'assessore che è incaricato di queste cose, cerchiamo di aiutare questi cittadini a non farsi del male, perché alla fine a me è andata molto bene e ho il disagio, però io sto pensando non per i risarcimenti che non mi interessano, sto pensando al bene comune degli altri che possono uscire, che possono farsi una passeggiata in una città bellissima come Como. Io non sono comasca, sono romagnola. Mi sono trasferita qua ed è una cosa bellissima, però c'è un degrado in questi anni veramente Vediamo pazzesco. che ci sono alcuni Guarda sanpietrini anche che a qua. volte sono un po' dissestati, come dire, un po' dissestati, Uno qualcuno mette male escono. il piede, fa il volo. Logicamente non tutti hanno magari la prontezza di riprendersi e di rimanere in piedi. Quindi io chiedo Allora, a veramente. rigor di loro, siccome bisogna essere onesti, le devo chiedere, signora Alba, lei non stava guardando il telefono, ma glielo Assolutamente chiedo, non vuoi che voglio essere offensivo, ma. no, no, giustamente no, assolutamente no, perché non è mia abitudine, perché se faccio Perfetto. una cosa non ne faccio Quindi stava un'altra, camminando. tranquillamente. Ok. Quindi io chiedo veramente di avere un occhio di riguardo, di cominciare a pensare a questa città e ai cittadini, perché non è possibile che siamo arrivati a questo punto. Io in Viale Varese sono andata diverse volte in comune, ancora prima del Covid, a chiedere perché ho visto con i miei occhi una signora che è inciampata ai tempi. Se cadeva sulla sinistra e passavano le macchine a Lì tutta purtroppo velocità, c'è come tanta. l'avrebbero seccata? Fortunatamente è caduta sulla destra, però non si può aspettare ad avere il Quindi morto. lei dice che ci sono anche diversi marciapiedi che Ma Viale necessiterebbe. Varese da vedere, Viale Varese da vedere, marciapiede piccolo, tutto pieno di buche. Quindi l'altro giorno è caduta una signora davanti al nostro condominio, a 79, non si può andare avanti così. Prego veramente di avere un occhio di riguardo, di guardare alla città, ma ai E cittadini. quindi noi, come sempre, riceviamo diverse segnalazioni, ne abbiamo come lei ricevute tante altre, cercheremo ovviamente di farle presente, sempre nella massima tranquillità, ma Certo. mostrando anche quali sono i veri disagi. In questo caso, ovvero Alba, Sì. questo è questo caso è il porfido. Percorso è un po' tra altre cose, qui al mercato viene un sacco di gente, per cui alla fine, anzi, lo stesso giorno che sono caduta io al mercato è caduta anche una collega di mia figlia, infatti ha ritrovato il marito sempre Ma al pronto sempre qui soccorso, al mercato? sempre qui al mercato, sempre il 25 di settembre, Ah. è stata ricoverata a Sant'Anna e lei hanno dovuto operarla al piede. Io, tutto sommato che sono più anziana, ho soltanto il braccio, il dito rotto, lei è stata operata al piede. Grazie della sua segnalazione, è stata gentilissima, ovviamente una pronta guarigione. Grazie, grazie mille. Grazie.